Ragazzi e ragazze, ciao. Parliamo di una parola molto brutta che è regole. Voi amate le regole? Probabilmente no, forse nessuno le ama. Però le regole sono state oggetto di un'inchiesta che abbiamo fatto e che riguarda anche voi studenti. Vi dico di che cosa si tratta. Intanto vi leggo il nostro titolo di apertura, l'ora delle regole. Il prof Maggi, adesso sono i giovani a chiederle. Esagerato? Andiamo a vedere. Allora, il nostro collega Piero Degli Antoni ha intervistato il professor Andrea Maggi. Chi è? È un professore di italiano che però è anche un professore che insegna in televisione, nel docu reality Collegio, che pare essere molto seguito, anzi non pare, ha un'audience molto alta. Vi leggo due domande che il nostro giornalista ha posto a Maggi. Il collegio propone ai ragazzi di oggi uno stile didattico ormai dimenticato, basato su regole precise e una disciplina ferrea. Quanto di più lontano si potrebbe immaginare dalla loro mentalità? Eppure lo seguono in massa, come mai? Risposta. Il nostro è un esperimento sociale. Si prendono ragazzi di oggi e li si mettono in un posto dove sono vietati i telefoni, i tablet, la connessione a internet e dove le regole sono rigide. Il collegio è un posto dove un sì è sì e un no è un no. Ecco, una seconda domanda. Ma la disciplina e le regole che appunto vigono al collegio impauriscono o affascinano i ragazzi? I ragazzi di oggi, a dispetto di quanto si pensi, sono sedotti da regole e disciplina. Un ordine ferreo affascina soprattutto quella categoria di ragazzi che a casa non deve sottostare ad alcun genere di norma, dove anzi molto spesso sono proprio loro a dettare le regole di convivenza ed educazione. Ecco, facciamo la tara a quello che è stato scritto. Naturalmente questo professore che va in TV porta l'acqua al mulino della trasmissione che conduce, quindi questo è chiaro. Ma noi abbiamo fatto anche un'inchiestina, a dir la verità l'ho fatta proprio io, sentendo esperti e citando diversi casi di cronaca. E che cosa è venuto fuori? Allora, è venuto fuori, innanzitutto non lo dico io, ma lo dice lo psichiatra, uno dei più grandi d'Italia, Gustavo Pietropoli Charmé, che dall'alto della sua esperienza sfata il luogo comune che i giovani siano innamorati della deregulation. Dice: i ragazzi non sono alla ricerca dell'autorità, ma dell'autorevolezza sì, e tanto. Vorrebbero un riferimento, uno scudo protettivo. Chiedono che il limite non sia sempre oltrepassato. Per dire, un comico scrittore come Giobbe Covatta, che ha anche due figli, e si definisce un anarchico, però si pone questa domanda: che credibilità può avere una madre che, se il proprio figlio viene bocciato, fa ricorso al TAR invece che sgridarlo? Quindi se lo chiede appunto l'anarchico Giobbe Covatta. Sono andata anche a telefonare alla preside di Scampia, diventata famosa perché aveva fatto tagliare le treccine blu a un tredicenne, perché in questa maniera violava le regole, diciamo così, della scuola. Forse i capelli non sono un aspetto, diciamo, decisivo, però era una questione di regolamento. Ecco, sapete com'è andata a finire? Il ragazzo, ci dice adesso la preside, non solo dopo essere stato bocciato va molto bene a scuola ed è bravissimo in matematica, ma si esibirà anche in un concerto davanti a Mattarella. Voi che cosa ne pensate delle regole? È giusto metterle? Preferite i professori che vi dicono qualche no oltre a qualche sì, oppure il contrario?